I paesini delle preserre vibonesi sembra stiano trovando una loro vocazione tutta particolare, lontana dagli stereotipi che li collocano come luoghi spopolati dove vivono solo gli anziani e il massimo che si può fare è una partitella a carte al bar o suonare una tarantella in memoria dei tempi andati. Prima Monterosso, ora San Nicola da Crissa, sono diventati dei veri e propri set cinematografici naturali di cortometraggi, dove i registi trovano tutte le materie prime necessarie, dalle comparse alle location, compresi gli arredi. Ma tutto ciò non è un fatto contingente, infatti rientra in un progetto più ampio del Festival Cinematografico L'Arte del Corto, giunto alla sua quinta edizione, promosso dall'amministrazione comunale di Monterosso Calabro per sostenere e valorizzare i territori e i talenti locali. Il seme della speranza è il titolo di questo cortometraggio diretto da Nando Morra, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche del razzismo e del bullismo tra i giovani. Il seme della speranza nasce da un'idea mia insieme a Emanuele Aiello e Marta Gervasutti, con i quali abbiamo scritto il soggetto e la sceneggiatura scritta da me e da Marta Gervasutti. In pratica il seme della speranza tratta, vuole accendere i riflettori su una problematica sociale che è quella del bullismo e del razzismo tra i giovanissimi. Fondamentalmente la storia è quella di un professore, un supplente che arriva in una classe di prima media in cui uno dei ragazzi, un siriano, è emarginato e in pratica poi le parole del professore in qualche modo faranno breccia in particolar modo su uno dei ragazzi, il Marco, che è poi il tipico bulletto della classe, in quanto lui, il professore, definirà i ragazzi dei semi di speranza per un futuro migliore. Queste parole resteranno in qualche modo impresse sulla coscienza, sull'animo, diciamo, del ragazzo, che poi vedremo in qualche modo, senza spoilerare troppo, da adulto, e vedremo che in qualche modo hanno fatto presa su di lui. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Condello. È una bellissima esperienza, il festival è una cosa che sta coinvolgendo tutti i paesi nell'ottica di un percorso che stiamo avviando insieme al sindaco di Monterosso e gli altri colleghi del circondario della Valle dell'Angitolo su diverse tematiche. Questa del cinema è una cosa perlomeno gioiosa, spesso ci ritroviamo solo a discutere dei problemi, questo è un evento invece culturale importante che può dare un minimo di respiro in questo particolare momento ed è una cosa importantissima soprattutto per i ragazzi. Sono stati coinvolti quasi tutti i ragazzi di San Nicola, qualcuno anche di fuori, e per loro sicuramente è una bella esperienza.